Buonasera a tutti da Noale, ci troviamo nella chiesa arcipretale dove d'abitudine si tiene il Festival Internazionale Marzo Organistico. Alle mie spalle vedete l'organo Ruffatti, sede del nostro festival e dei nostri concerti. Questa sera avremmo dovuto iniziare il 26esimo festival, edizione 2021. Purtroppo le condizioni, come sapete, di ordine sanitario ci impediscono di tenere i concerti dal vivo. È intenzione della nostra associazione Marzo Organistico di proporvi, appena possibile, dal vivo e anche con l'ausilio dello streaming, i concerti che erano stati programmati proprio per questo mese di marzo. Questa sera l'associazione vi propone il concerto inaugurale che si è tenuto nel mese di ottobre scorso della 25esima edizione del festival. Quindi avrete modo tra pochi minuti di assistere all'intero concerto che appunto vi è stato proposto dalla nostra associazione. Attraverso poi social, canali web e stampa avremo modo, appena possibile, di darvi il calendario dettagliato dei concerti che eseguiremo. Buona visione a tutti! Buonasera a tutti, buonasera agli artisti di questa sera. E prima di venire qua ho guardato sul cellulare i messaggini che Consiglio ci siamo mandati quando hanno chiuso, quando c'è stato il lockdown, che abbiamo dovuto interrompere tutto. E pensando a quel tempo lì, ecco, mi è venuto in mente questa sera di ringraziare Silvio e gli organizzatori, perché quando, come ha ricordato Stefano, è stato detto di no, ecco, la cosa è stata accolta con molta dignità e con molta umiltà, sapendo che appunto ci rendiamo conto che non possiamo fare tutto quello che vogliamo. E assieme a questo grazie, anche un grazie per il coraggio di rimettere in piedi, ecco, una serie di serate per il pubblico appassionato, sapendo che ci sono delle restrizioni, sapendo che ci sono delle difficoltà, però dalla determinazione, ecco, di offrire sempre belle serate. Quindi, ecco, ringrazio Silvio, organizzazione, per tutto quello che è accaduto, perché è stato vissuto in modo dignitoso e molto bello. Quindi un grazie a tutti e un buon ascolto. Grazie Don Antonio, che ci ospita sempre con molta cura, ci lascia spazio ampio. Vorrei che adesso il nostro sindaco, dottoressa Patrizia Andreotti, desse due parole di benvenuto. Buonasera a tutti,
Io credo, ecco, che il marzo organistico, è vero, ha cambiato stagione, dalla primavera ci siamo ritrovati all'autunno, ma non ci poteva far mancare la musica e così non sarà. È inevitabile andare con i ricordi a marzo, però credo anche che in tutti questi mesi, facendoci tutti, ecco, anche molto coraggio, abbiamo appreso, imparato insieme a convivere in una modalità diversa, ma che in questi ultimi mesi non ci ha lasciato senza il piacere anche di ritrovarsi in momenti culturali, in momenti di musica come questo del marzo organistico. E credo che una persona di cui questa sera non possiamo non sentire la mancanza, che è il maestro Eliseo Carraro, sarebbe proprio qui a darci una pacca sulla spalla e dire, insomma, ecco, lui che è arrivato a più di 90 anni ancora prendeva impegni, appuntamenti per conferenze ovunque, ci direbbe di che cosa vi spaventate. Ecco, facciamoci tutti coraggio. Un pensiero proprio anche al professor Eliseo Carraro. Questa mattina lo abbiamo ricordato intitolandogli la nostra biblioteca comunale, e credo che davvero ci ha accompagnato in tanti anni a queste serate con una lettura degli artisti e della musica, degli autori che avremo ascoltato, davvero inarrivabile. Però ecco, grazie al suo contributo, il Marzo Organistico è un'associazione che continua ad essere operosa, che continua ad offrire alla nostra città e non solo, ai tanti appassionati, i momenti di musica che ci attendiamo. E quindi credo, ecco, che questa serata di Marzo Organistico in versione autunnale sia proprio il segno di un impegno che non si scoraggia davanti a nulla, soprattutto perché la nostra vita non può essere lasciata priva della musica. E questa sera siamo qui a goderne proprio la grande emozione che ci sa trasmettere. Grazie naturalmente al Marzo Organistico e grazie naturalmente a tutti voi, perché è la vostra presenza che rende poi magica una serata di musica.
sono suonato io un po' troppo rispetto alla presenza delle mie due colleghe, chiudiamo con una bis vocale accompagnata dall'organo. Spero lo apprezziate, anzi senz'altro, perché le voci sono sempre molto espressive e molto delicate. E vi presentiamo di Camille Saint-Saëns un'Ave Maria, siamo in tema di Mariano, come abbiamo detto prima, e con questo vogliamo chiudere e ringraziarvi anche a nome delle mie colleghe. Aggiungo quello che ha detto il Presidente brevissimamente, che appunto all'interno di questa chiave USB troverete veramente molte cose relative alla storia di quest'organo. Troverete il video completo di quella manifestazione che c'è stata qualche mese fa, Arte per l'Arte, che abbiamo registrato nella torre. Troverete la presentazione dell'organo fatta a cura di Francesco Ruffatti, uno dei costruttori di quest'organo, che lo spiega, lo descrive anche all'interno dello strumento. Molte registrazioni in MP3 fatte con questo organo, con l'organo di Trebaseleghe, con l'organo di Caselle anche. Tra le altre cose ringrazio il signor Beato, che è presente qui questa sera, che è uno dei nostri sostenitori per quanto riguarda il comune di Santa Maria di Sala. Lo ringrazio di cuore perché da anni veramente ci aiuta. Anche lì avevamo fatto una registrazione, è presente in questa chiave. In più tutte le fotografie che sono state fatte, e qui devo ringraziare Raffaello Pellizzon per l'aiuto che ci ha dato, in tutte le chiese del territorio del Milanese. Ecco, con questo vi ringrazio e chiudiamo con Camille Saint-Saëns, Ave Maria.